L'energia dalle comunità energetiche e la produzione di idrogeno, di questo si è discusso a Matera in un seminario promosso da Confesercenti e CNA. Sempre più spesso, infatti, si sta parlando di questo modello innovativo di condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili, aperto a privati, aziende ed enti pubblici, un tema molto importante da approfondire per la sopravvivenza, in particolare delle imprese. Sicuramente le comunità energetiche rappresentano uno strumento di democratizzazione estrema dell'energia, dove da un lato abbiamo imprese produttrici e consumatrici di energia, dall'altro abbiamo imprese che laddove sono ubicate mai e poi mai potranno installare impianti per l'autoproduzione di energia, ma anche le famiglie, come famiglie consumatrici, possono essere interessate. Noi a breve daremo vita ad uno studio di fattibilità, CNA e Confesercenti, che vedrà protagoniste da un lato le aziende insediate nei due PAIP, quali aziende produttrici, e dall'altro le aziende principalmente della ristorazione e della ricettività turistica ubicate nel centro storico e nei Sassi di Matera. L'evento di questa sera vuole anche spingere e invitare la Regione Basilicata a promuovere gli studi di fattibilità sulle comunità energetiche, così come è avvenuto in altre regioni tipo il Lazio o l'Emilia-Romagna. Ai lavori ha partecipato anche l'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. Noi stiamo portando avanti un'azione anche sul piano energetico che va in questa direzione, finanziando impianti autonomi di energia da rinnovabili. Abbiamo lanciato un apposito bando che finanzia le famiglie che si vogliono fare un impianto autonomo. Tutti questi soggetti, queste famiglie che si fanno un impianto autonomo, si mettono insieme e fanno una comunità, possono valorizzare ancora più questo investimento, sia dal punto di vista della transizione energetica, sia dal punto di vista dell'abbattimento delle emissioni, e sia dal punto di vista di convenienze economiche. Poi ovviamente può essere un'occasione anche per valorizzare i nostri borghi, i nostri distretti produttivi. Io ho trovato utile l'iniziativa di questa sera qui nella sede della Confesercenti CNA, perché sicuramente i consumatori di energia, le famiglie piuttosto che le piccole imprese artigianali, commerciali, si mettono insieme, abbattono i costi di energia, diventano produttori di energia, abbattono i costi della trasmissione energetica, che è un vero tema, e si determinano quindi punti di valore nella catena del valore a favore del nostro territorio, oltre che a favore di un ambiente sempre più sostenibile. Il tema energetico è molto caro al vostro governo, soprattutto insomma, state rimettendo mani al disciplinare del bonus gas. Sì, noi abbiamo fatto un'operazione come Regione Basilicata, come Giunta Bardi, importante, singolare, unica nel panorama italiano ed europeo. Cioè abbiamo utilizzato una quota del negoziato con le compagnie petrolifere per avere come contropartita la prima volta 200 milioni di metri cubi di gas da quello estratto, e lo abbiamo messo a disposizione senza intermediazione di più di 130.000 famiglie lucane che mi hanno fatto domanda, dando, in queste ore arrivano le bollette a tanti cittadini lucani, migliaia di cittadini lucani, e sono spesate del valore del gas molecola, nel senso che non pagano non per un mese o per un anno, per 9 anni. Sono tantissime le imprese che hanno aderito, ci sono alcune che non hanno aderito, ma il 90% del mercato distribuzione del gas in Basilicata viene coperto. Ci sono delle problematiche legate a, diciamo, attività amministrative tra le società che distribuiscono e fatturano il gas e gli utenti, saranno chiarite. Resta il principio che tutti i cittadini lucani che hanno fatto domande, che hanno l'autocertificazione a decorrere dal 1° ottobre del 2022, avranno il gas gratuito. Chi non l'ha avuto farà domanda, potrà fare domanda di conguaglio e avrà il gas gratuito. Naturalmente questa è una pezzo del sistema, nel senso, lo abbiamo sempre detto, noi vogliamo fronteggiare questa crisi energetica ed è giusto che le famiglie lucane abbiano un ristoro immediato, perché la regione Basilicata contribuisce al fabbisogno energetico della nazione ed è giusto che i cittadini, tutti i cittadini, abbiano una compensazione ambientale. Però ci muoviamo, come abbiamo detto prima, anche sulla transizione, per cui finanziamo con un bando che vale 90 milioni di euro la realizzazione di impianti autonomi. Poi siamo anche la regione dell'idrogeno,
perché in questi giorni abbiamo pubblicato un bando per costruire nelle aree dismesse, aree industriali dismesse, degli impianti di idrogeno. Ci auguriamo che arrivino progetti importanti per cui l'hub energetico delle fonti rinnovabili si potenzia attraverso questi sistemi degli impianti di idrogeno che valorizzano ovviamente le fonti rinnovabili. Quindi la Basilicata davvero può essere un hub energetico nell'area del Mezzogiorno.